Ecco, per la messa in sicurezza dell'edificio sono stati necessari vari interventi, a partire dalle fondazioni fino alla struttura di copertura. Bisogna tenere presente che l'ex chiesa di San Francesco nasce con le caratteristiche tipiche secondo un modello canonico dell'impianto basilicale, ma la trasformazione è avvenuta agli inizi dell'Ottocento con la destinazione a carcere ha modificato sostanzialmente l'assetto strutturale. Quindi alle arcate, alle colonne, sono state aggiunte delle parti strutturali come nuovi solai, nuove murature e pareti che ne hanno modificato in modo positivo per certi aspetti l'assetto statico. Nel momento però in cui sono state eliminate, ci siamo trovati di fronte ad una struttura indebolita, per cui è stato necessario, indispensabile iniziare dal livello fondale, poi per salire al consolidamento delle colonne e soprattutto a livello della copertura, dove la fase carceraria aveva imposto la realizzazione di elementi anomali e decontestualizzati dall'uso originario, come ad esempio degli archi che servivano come schermi ed elementi contro la fuga dal carcere, che erano stati realizzati a livello della copertura. Ecco, questi elementi sono stati eliminati completamente. Tra l'altro erano anche strutturalmente pericolosi. Nello stesso tempo, la realizzazione delle nuove pareti, dei nuovi elementi strutturali, avevano richiesto l'eliminazione di presidi strutturali originali, probabilmente anche presidi antisismici, e ci siamo trovati appunto nella condizione di dover recuperare un assetto stabile. Stabile intendo dal punto di vista strutturale, quindi nel rispetto della normativa tecnica che fa riferimento alle norme del 2008 e poi aggiornate anche nel 2018. Molto importante è stato l'intervento a livello della copertura, dove le capriate esistenti sono state mantenute ma sostanzialmente rinforzate, integrando puntoni, saette e soprattutto ricostruendo poi nella parte superiore un tavolato, recuperando quello esistente. Quindi oggi la chiesa presenta un doppio tavolato incrociato a 45 gradi che in qualche modo va a stabilizzare notevolmente la parte sommitale. Tutta quella che è la parte del cleristorio, ma anche delle navate laterali e in più le cappelle laterali. Uno dei punti deboli, dovuto alla fase carceraria, è proprio quello della facciata che era stata forata. Tutti gli abitanti di Parma hanno questa immagine della chiesa trasformata in una specie di condominio, con queste aperture distribuite in senso verticale e orizzontale, che sono state ad oggi tutte tamponate, chiuse strutturalmente, ma si è colta l'occasione per inserire anche dei tiranti trasversali, cioè prima di chiudere la presenza di questi fori, di queste aperture, ci ha dato la possibilità di intervenire in facciata in modo incisivo, aumentando sicuramente il livello di sicurezza, sia per la parete colpita da azioni sismiche nel piano, sia per quelle più pericolose fuori del piano. Naturalmente tutto questo ha riguardato anche un riassetto delle strutture murarie, che hanno delle caratteristiche tipiche della tradizione parmense. I muri sono costituiti da un paramento, da un doppio paramento, laterizio che fa quasi da cassaforma, con questi mattoni però ben ingranati con la parte interna. Il nucleo interno è in ciottoli, prelevati sicuramente dall'alveo del fiume, e quindi un materiale naturale integrato con dei mattoni studiati appositamente per realizzare questo tipo di muratura, che ha una tradizione, risponde ad una tradizione antica sostanzialmente. Non fa riferimento quasi alle murature romane, che erano concepite più o meno con lo stesso criterio. Quindi nel Medioevo le murature nuove vengono costruite con queste tecniche e abbiamo avuto la possibilità di riscontrare la qualità di questi muri alla base, tirando via quello che restava della pavimentazione, soprattutto nei corpi laterali, dove sono riemerse i muri antichi che furono demoliti per costruire le cappelle laterali. Quindi, nel corso dei lavori, ogni tanto
abbiamo avuto conferma di quello che era un'ipotesi e una lettura, diciamo, della struttura originaria. Quindi, oltre a questo, tutta la serie di archi, di arcate longitudinali e soprattutto anche degli archi trasversali delle cappelle sono stati rinforzati utilizzando però materiali della tradizione e anche criteri costruttivi tradizionali. Oggi la moderna tecnologia si mette a disposizione dei materiali nuovi, innovativi, che sono di grande qualità. Vanno usati, diciamo, con parsimonia, in modo corretto, integrandoli con quelli esistenti. Quindi gli interventi che abbiamo eseguito sono di diversa natura, ma rispondono un po' a questo criterio. Quindi una particolare attenzione alla tradizione costruttiva. A livello fondale, qui spendo una parola perché l'intervento in fondazione non si vedrà più, però è un intervento originale perché abbiamo realizzato nella campata in controfacciata un sistema di fondazione che è ad archi rovesci. Il sistema ad archi rovesci è un sistema antico, sono degli archi nascosti in pratica che riproducono un po' gli archi che si vedono nella struttura d'elevazione. Ecco. Questa soluzione permette di catturare i flussi tensionali, i pesi e portarli al centro dello spazio compreso fra due colonne, dove naturalmente i carichi non vanno spontaneamente. Quindi è un modo per catturare i flussi tensionali e portarli nelle zone scariche e in qualche modo diffondere meglio i pesi in una superficie più estesa. Un altro spazio particolare, per rispondere a questa domanda, è relativo alla parte absidale. Qui bisogna tenere conto che la chiesa di San Francesco soffre del problema dell'assestamento dovuto alla posizione del campanile, collocato in fondo alla chiesa sul lato destro, il lato meridionale. Ecco, l'assestamento progressivo del campanile, che come potete constatare tutti ha un sensibile fuoripiombo, in qualche modo ha trascinato le absidi della chiesa, in particolare quella della navata di destra, che si è staccata da quella centrale, che però è stata trascinata. Quella che è meno interessata dal fenomeno è l'abside di sinistra. Alla fine si è venuto a creare uno scollamento fra questi elementi, che ovviamente non può essere ricomposto nella sua geometria originaria. Però gli interventi previsti fanno sì che l'evoluzione di questo fenomeno attraverso il cedimento del campanile non produca altri effetti molto negativi sulle strutture dell'abside. I lavori hanno rivelato delle sorprese, questo è inevitabile. In un cantiere storico capita sempre di scoprire qualcosa appena iniziano i lavori. Per quanto si possano fare ricerche, indagini sugli elementi costruttivi, strutturali, architettonici, quando iniziano i lavori iniziano queste sorprese. Alcune di queste le avrà evidenziate già l'architetto della Longa, perché riguardano le pareti affrescate. In parte erano note, ma molti affreschi sono emersi proprio durante l'esecuzione di lavori e in fasi diverse. Quindi le colonne soprattutto, dove era necessario tra l'altro intervenire con opere di consolidamento, ecco, ci siamo dovuti regolare con attenzione per non creare danni a quelli, ai resti di affreschi che sono riemersi. Ma altre sorprese a livello strutturale, ad esempio le paraste e i contrafforti situati sul lato sinistro all'altezza del cleristorio, dove durante la fase carceraria erano state completamente tagliate. E ovviamente era stata fatta questa ipotesi, ma non avevamo conferma. Potendo salire in quota con i ponteggi, è stato possibile individuare i tagli netti di questi contrafforti. E al posto di questi elementi era stato realizzato il corridoio del carcere, ed era stato curioso individuare delle piccole nicchie laterali che ora si trovano ancora presenti nella parete laterale sinistra in alto, dove erano disposti dei dispositivi di allarme, un allarme con dispositivi meccanici, dei fili legati semplicemente ad un anello e a delle campanelle che in qualche modo potevano essere collegate a qualche ufficio. Quindi sono delle cose curiose, legate più che alla chiesa, però alla fase carceraria. Per quanto riguarda la chiesa, ovviamente ci sono stati dei ritrovamenti sotto la pavimentazione, in parte
ne ho già parlato prima, uno in particolare, un portale laterale sinistro, sulla parete sinistra, che conserva alla base ancora tutte le modanature, le strutture laterizie che facevano da impianto a questo portale molto importante. E all'interno della chiesa i resti di tombe che in realtà erano collocate all'esterno, addossate alla chiesa. Ecco, questo, la presenza di queste strutture, di questi elementi, è molto interessante dal punto di vista della ricostruzione delle fasi evolutive del fabbricato. Poi altri elementi particolari sono difficili da descrivere, però alcune aperture tamponate, altre aperte successivamente, quindi un'alternanza di elementi che permettono di leggere nelle pareti tutte le fasi anche di collasso, di crollo, di dissesti che la struttura ha subito nel corso dei secoli, o di trasformazioni legate spesso ad un assetto distributivo determinato appunto da queste esigenze, dalla funzionalità, più che dai problemi strutturali. Però si assiste spesso, soprattutto in Emilia, devo dire, a trasformazioni dovute a questa esigenza, quindi modifiche fatte per far funzionare meglio la struttura, ma in realtà che la indeboliscono sul piano statico. Quindi abbiamo scoperto all'interno dell'abside, della copertura, fra il tetto e la volta, degli elementi lignei organizzati in un modo particolare che abbiamo cercato poi di valorizzare nell'intervento di ricostruzione di quella porzione di struttura. Salendo con i ponteggi, straordinari anche nella loro conformazione, perché direi che durante il cantiere alla bellezza della chiesa si sono aggiunti degli elementi del cantiere che ne hanno quasi valorizzato l'architettura. E potendo salire in quota abbiamo avuto conferma di tutti quei dissesti, di quelle tracce di alterazioni della struttura che avevamo visto dal basso, verificato per certi aspetti, ma abbiamo potuto toccare con mano e verificare anche la pericolosità di certe situazioni che oggi sono state risanate. Quindi della chiesa di San Francesco in effetti abbiamo molta documentazione d'archivio, molte ricerche, però ci sono molti dubbi. C'erano molti dubbi e molti ne restano, direi, perché non tutti i dubbi hanno trovato risposta in seguito ai lavori. I ritrovamenti hanno aiutato sicuramente a comprendere in parte l'evoluzione costruttiva, ma non sappiamo esattamente se la chiesa sia nata effettivamente con questo impianto che è lungo ben 70 metri, perché ci sono altre ipotesi che suppongono che sia stata realizzata una chiesa di dimensioni più contenute e poi sia stata allungata. E su questo trae un po' in inganno il fatto che la prima campata è più piccola, ha un passo ridotto rispetto a quelle successive. In realtà questa è una scelta strutturale, cioè chi ha progettato e concepito l'edificio aveva le idee chiare. E siccome gli archi, per quanto possano avere una spinta ridotta perché hanno una forma ogivale, quindi hanno questa particolarità, però sono molto grandi. Allora in controfacciata troviamo delle campate più piccole con degli archi che sono più contenuti nelle dimensioni, che in qualche modo definiscono un arco complessivo che disegna l'inviluppo, che raccorda tutta la sequenza delle arcate dall'abside fino alla facciata. Ecco, chi ha concepito la chiesa ha realizzato in controfacciata l'elemento più piccolo, perché spingendo contro la parete esterna avrebbe creato problemi. E in effetti uno dei problemi strutturali principali è la tendenza al ribaltamento della facciata, che avviene in modo diverso sul lato destro, guardando il fronte, molto più accentuata, rispetto a quello sinistro, dove invece abbiamo un corpo di fabbrica che fa da contrafforte e contiene la facciata. Quindi la facciata tende a ruotare in modo anomalo. Ecco, però la rotazione non avviene a causa delle paraste centrali che la bloccano, ma anche grazie al fatto che dietro ci sono degli archi più piccoli. Posso dire che c'è una curiosità: nel nostro progetto abbiamo inserito degli elementi di trattenuta, che sono delle travi di legno che fungono da tiranti e puntoni. Tecnicamente costituiscono dei vincoli bilaterali, cioè impediscono alla facciata di
ruotare verso l'esterno e di spostarsi verso l'interno. E questo è stato indispensabile perché una volta tolti questi solai intermedi, queste strutture intermedie, quello che è emerso è una struttura molto snella e per ridurre la snellezza è stato necessario inserire queste travi. Ecco, abbiamo scoperto, casualmente, ma con un po' di fortuna, che facendo dei fori per innestare queste travi e per inserire i tiranti, sono riemerse le tracce dei tiranti e degli ancoraggi preesistenti. Quindi la scelta progettuale è in linea con quella che doveva essere la configurazione originaria. Ed è interessante, insomma, mostrare questa particolarità. Attraverso i carotaggi sono emersi proprio gli elementi che indicano la presenza di questi elementi di trattenuta, che costituiscono dei presidi esistenti nella struttura originaria, recuperati e in qualche modo riproposti nel progetto che ha trovato conferma durante l'esecuzione dei lavori. Quindi questa è una particolarità, diciamo, positiva del cantiere e del progetto nel suo complesso. Abbiamo in questo modo ritrovato tracce di una struttura originaria che oggi appare più chiara nella sua configurazione strutturale oltre che architettonica. Altri elementi riguardano le pareti laterali e le cappelle che avevano delle arcate di collegamento l'una con l'altra, che sono state consolidate più volte, quindi si parte dall'arco gotico ad un sott'arco di rinforzo. Ebbene, noi arriviamo in ritardo ovviamente, però andremo a realizzare un intervento simile, ricostruendo sotto queste arcate altri archi di rinforzo che si integrano con quelli preesistenti, quindi una sequenza storica che si vede anche noi un po', diciamo, protagonisti nell'evoluzione di questo edificio che in futuro subirà sicuramente altre trasformazioni, speriamo sempre rivolte al conseguimento di un livello di sicurezza ottimale e sempre maggiore.